Amici di Città di Ariano, ben ritrovati con Camera Sport. 12 marzo 2021, venerdì, ore 15, consueto appuntamento con l'approfondimento sportivo di Città di Ariano. Oggi focus in particolare sugli sport motoristici, in particolare sul mondo delle due ruote, che qui ad Ariano ha dei grandi protagonisti che conosceremo tra pochissimo, appena entreremo nel vivo di questo appuntamento, grazie alla regia di Antonio Pannese. Chiaramente già vi ricordo che in sovraimpressione potete osservare gli appuntamenti sportivi del fine settimana dello sport arianese. Domenica grande appuntamento al Palazzetto dello Sport con l'Irpinia Centro Medica Atena, con diretta su Città di Ariano. Ne parleremo in questo appuntamento di Camera Sport. Intanto comincio a presentare il primo ospite qui, graditissimo nei nostri studi, Giuseppe De Gruttola. Ciao Giuseppe, ciao, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, Giuseppe De Gruttola, motociclista, grande protagonista ormai da anni delle due ruote, sia a livello, possiamo dire, mondiale, europeo, nazionale e assolutamente locale, così come è stato, com'è, grande protagonista dello sport delle due ruote, Luca Morelli, a cui diamo il benvenuto in collegamento in questo momento. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Ciao Luca, benvenuto in questo appuntamento di Camera Sport. Allora, diciamo, partiamo da una brevissima presentazione, anche se, come dicevo in apertura, sono due ragazzi giovani ma che hanno già una grande carriera alle spalle. Allora Giuseppe, cominciamo da te. Tu parteciperai quest'anno al campionato italiano Supersport, sì. Campionato che l'anno scorso ha avuto, come tutto lo sport mondiale, qualche difficoltà per il Covid, e quest'anno ripartirà ad aprile. Ad aprile, sì. Quindi questo è un secondo anno consecutivo perché te in questa categoria, ma tu hai avuto altre esperienze in passato. Sì, diciamo che ormai sono 20 anni che sto nel mondo delle corse, a partire dalle mini moto, alle mini GP, alle 125, ho fatto 2-3 anni di campionato europeo, nel 2017 anche il campionato del mondo della Supersport 300, e adesso mi sto imbattendo nel campionato italiano Supersport 300. Allora Luca, che ha qualche anno in più di Giuseppe, è stato anche protagonista della rassegna iridata. Luca è stato protagonista nel campionato di 125, di 250, quindi anche proprio nel campionato mondiale nel 2006, nel 2007, anche nel mondiale Superbike. Quindi Luca, tu sei un'eccellenza dello sport motoristico qui ad Ariano, magari in un'epoca forse dove magari i social non hanno esaltato come meritavi questa tua avventura. Innanzitutto ti chiedo un ricordo, un excursus su un'esperienza che credo sia stata unica, anche perché, per chi non lo sapesse, Luca Morelli è anche su Wikipedia, quindi non una cosa non da poco per un nostro concittadino. Guarda, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti che mi hai fatto. Sì, è stato un bel passato, abbiamo fatto degli anni veramente interessanti, iniziando dalla 125 Sport Production nel 2002-2003, che sono stato subito abbastanza competitivo, e così via dicendo. Dopo siamo andati a finire nel campionato spagnolo, poi abbiamo avuto una piccola parentesi subito in 250, visto la mia statura, e subito, come sono salito su 250, ho fatto subito degli ottimi risultati, e poi nel 2006 è arrivata la magica notizia, il sogno più atteso, ecco, che ho fatto un anno di moto mondiale, che poi è stato uno degli anni più duri, perché in quell'anno ci stavano la bellezza di 4-5 campioni del mondo, ci stavano, ed è stato un anno magnifico. Poi dopo siamo passati in Superbike, un altro tipo di moto, 2007-2008, è stato un bel percorso, è stato un percorso difficile, tanti sacrifici, però è stato veramente magico, ecco. Ecco, tu Luca attualmente pratichi il motocross, uno sport che poi ne parleremo più avanti per quanto riguarda la possibilità di fare questi tipi di sport nei nostri territori, che forse è un pochino meno difficile da praticare,
anche per la conformazione proprio del nostro territorio. Ti chiedo, ti diverti di più con il motocross, ti diverti di più con la superbike, con il moto mondiale? Qual è stato, proprio dal punto di vista del divertimento, la specialità in cui hai avuto maggiore gratificazione? Guarda, sono due cose completamente diverse, ma che c'è sempre il motore che le trasmette, ecco. Non ti dico che praticamente il motocross è stato il mio primo amore, ecco, è stato. Fino a 14 anni ho fatto anche lì il campionato italiano, regionale e tutto. Poi dopo c'è stata questa parentesi che si è scoperto che ero più portato per le moto da strada e così abbiamo fatto questo change. Però non ti nego che il primo amore, diciamo, dai, non si dimentica mai. È comunque un ottimo, è veramente veramente bello, perché il motocross ti trasmette anche il fatto dei salti. Quando ti stacchi dal terreno senti una bella sensazione dentro. Però con questo non ti nego che purtroppo a me piace tutto un po', ecco, quindi mi piace sia le moto da strada che le moto da cross. Però diciamo che le moto da cross mi hanno lasciato un segno abbastanza profondo. Attualmente, infatti, anche se non a pieno ritmo, perché lavoro nell'azienda di famiglia che abbiamo, però comunque con le moto sto continuando. Abbiamo il team qui ad Ariano che si chiama FBA Power Sport, e io personalmente adesso mi occupo anche di una scuola di motocross, che abbiamo un po' di bambini, ragazzi, anche gente adulta, e cerco di insegnare un pochettino tutto quello che ho imparato io in questi anni da professionista. Il problema più grande qui in zona è un po' il problema delle piste, infatti ci tocca sempre spostarci anche fuori regione. Poi ora con questa situazione del Covid siamo stati veramente un po' penalizzati per gli spostamenti e tutti, infatti l'anno scorso è stato un anno che anche con la preparazione e con le schede ci sono stati molto alti e bassi, però non ti nego che abbiamo scoperto anche un tipo di preparazione specifica più all'interno, dentro casa, visto che non si poteva uscire, che ha dato degli ottimi risultati. Ecco, faccio questa domanda a entrambi. Comincio da Giuseppe. Rispetto a quando hai cominciato? Quando hai cominciato tu, ormai tanti anni fa, a praticare il motociclismo? Per un ragazzo, un bambino, visto che si comincia molto giovani, oggi, al di là delle difficoltà circostanziali del Covid, è più semplice per un ragazzo irpino avvicinarsi allo sport, al motociclismo, agli sport motoristici, o le difficoltà sono rimaste quelle che erano una ventina di anni fa? Secondo me adesso è ancora più difficile intraprendere questo tipo di sport. Ti parlo soprattutto della velocità, perché come ti dicevo anche prima, qua siamo un po' dimenticati da questo settore qua, perché comunque ci sono pochi aiuti, ci sono, come dicevamo prima, poche piste, diciamo che è un mondo che non è tanto conosciuto qui, quindi secondo me è ancora più difficile di quando ho iniziato io una ventina di anni fa. Ecco Luca, secondo te questi problemi di cui ha parlato anche adesso Giuseppe sono problemi di cultura sportiva, di conformazione del territorio, di scarsa sensibilità anche magari delle istituzioni verso sport che hanno da diffusione capillare mondiale, perché comunque il mondiale del motociclismo, di superbike, tocca qualsiasi angolo del pianeta. Quindi secondo te quali sono i problemi principali che si affrontano qui nel nostro territorio, diciamo allargando magari un po' il discorso anche al sud Italia, per, ripeto, un bambino, un ragazzo, una ragazza magari che vuole avvicinarsi agli sport motoristici? Diciamo che il problema più grande è che non è nella cultura, perché qui abbiamo sempre la fissazione sempre dei vari sport, del pallone e di tanti altri. Però diciamo che il problema grave dov'è? Il problema grave è che adesso come adesso costruire un impianto per far avvicinare bambini, fare delle lezioni, fare dei corsi gratuiti per far vedere anche se a un bambino può piacere o non piacere questa attività è una cosa praticamente impossibile. Ho visto che ora mi trovo ci troviamo in questa parentesi di impianti, anche io personalmente ho costruito un impianto qui ad Ariano Irpino e sono la bellezza di quasi 8-9 anni che sto cercando di omologarla per poter fare un'attività agonistica,
ma dovuti ai problemi proprio che ci sono, non sono neanche solo dell'amministrazione, perché dell'amministrazione comunale, ma sono problemi che ci sono al di là dell'amministrazione comunale. C'è il problema che non si riescono a omologare, quindi anche persone che hanno voglia di investire e fare degli impianti e far crescere questo sport, diciamo che è il problema più grande. Come ad esempio, non so se avete sentito, circa 2-3 giorni fa c'è stata una denuncia fatta sulla zona di Monte Calvo di un altro impianto che è dalla bellezza da 5 anni che sta cercando di trovare la soluzione per omologare tutto. Questo problema non è dovuto neanche sempre dall'amministrazione, ma è dovuto da problemi, da introiti che non si riesce, ecco, a trovare la via d'uscita. E questa è una realtà bruttissima, perché si sta cercando di costruire un qualcosa di magico che avvicina i ragazzi e li toglie da in mezzo alla strada, ma purtroppo veniamo bloccati da questo problema che sono le carte, ecco. Ecco, riparto proprio da questo punto, sempre con te Luca. Secondo te quali possono cominciare ad essere le soluzioni per questi problemi? Perché parliamo di mancati introiti che arrivano poi, ecco, nei vari impianti, quindi comunque nei nostri territori, nei nostri luoghi. Secondo te da quale punto si dovrebbe partire? Quale potrebbe essere qualche soluzione da adottare per snellire queste operazioni, per rendere agibile una pista, comunque per cominciare a fare quello che stai facendo tu, anche coinvolgendo i più giovani? Guarda, il problema più grande è che ci sono varie fasi da superare per omologare una pista, però diciamo che in Italia si fa un pochettino a scarica a balile, ma no perché si vuole fare questa prassi, ma perché si va in un posto e non si sa come risolvere questo problema e così andare avanti. Quindi io la prima cosa che farei è cercare di creare tipo un presidente che si occupa di quell'attività e di omologare questi impianti, che da una persona riesce a parlare direttamente con il vero problema che ci sta e risolverlo subito. Però in questo modo che diciamo che c'è ora di procedura, è una procedura che è talmente complessa che è diventato ingestibile, e quindi tutto quello che inizia va avanti per un mese, 2 mesi, poi iniziano ad arrivare le carte, le denunce e tutto va a finire. Quindi creare un'associazione, creare un presidente che si occupa della commissione per omologazione degli impianti del motociclismo, e quindi da lì quella persona può risolvere tutti quanti i vari problemi. Ma restando in questa situazione attuale non se ne viene fuori, ecco. Ecco Giuseppe, stante tutte queste difficoltà, che non sono poche, magari non tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento ne sono a conoscenza, tu, ecco, per esempio, come sei riuscito a coltivare, a mantenere viva una passione che poi hai portato avanti negli anni e che adesso comunque attualmente continui a portare avanti a livello agonistico? Ah, io sì, ho continuato in tutti questi anni, eppure grazie alla mia famiglia che mi ha sempre supportato da quando ho iniziato, quindi diciamo che con tanti sacrifici mio padre mi ha accompagnato sempre, mi ha aiutato sempre in questa mia passione, però ti ripeto, è stato molto difficile proprio perché anche un allenamento, un piccolo allenamento che uno deve fare, bisogna fare tanti chilometri per trovare un primo impianto dove potersi allenare. Quindi diciamo che è stato tutto molto amplificato e tutto molto difficile, però per fortuna siamo ancora nel giro e quindi finché riusciamo stiamo lì. Una domanda sempre per entrambi, parto sempre da Luca. Secondo la tua esperienza, Luca, quindi che hai avuto un'esperienza, sei arrivato al top della pratica motociclistica, chi volesse cominciare a avvicinarsi a questa attività, bambini, giovani o anche meno giovani, e c'è più una difficoltà da un punto di vista fisico, da un punto di vista atletico o da un punto di vista psicologico? Perché noi vediamo i campioni della MotoGP andare a 300 all'ora e con un livello di concentrazione immagino altissimo, però chiaramente c'è da abbinare una grandissima preparazione fisica, e ti chiedo, in questi anni la tecnologia
ha un po' troppo invaso anche il mondo delle moto, si parla tanto della Formula 1, ma anche nelle moto c'è stato questo avvento troppo invadente della tecnologia, o resta ancora uno sport che si basa molto sull'uomo e sul mezzo meccanico, uno sport puro? Allora, questa è una grande domanda che hai fatto. Allora, non ti posso negare che la tecnologia in questo settore è stata fondamentale, perché siamo arrivati da 2 anni, 3 anni che possiamo dire che sulle tute sono arrivati gli airbag, quindi ecco, questo è tutto un fattore, una crescita che negli anni dagli sviluppi e la tecnologia ci ha portato a questo. Però è arrivata anche tanta tecnologia nel settore delle moto. Però grazie sempre a questa tecnologia sicuramente si sono abbassati i record nelle piste, ci sono stati dei sistemi di sicurezza che aiutano, però anche in tutto questo c'è anche da dire che, diciamo, che il pilota più talentuoso forse viene penalizzato, perché anche un pilota con un po' meno talento riesce ad avvicinarsi di più, però resta sempre la persona che c'è sopra che fa il suo, ecco. Invece, per quanto riguarda, Giuseppe, ti chiedo la differenza tra motocross e moto da strada. Diciamo che c'è un po' il luogo comune che i motociclisti sono un po' pazzi, sia in qualsiasi, su qualsiasi terreno si cimentino. Secondo te, però, è uno sport in cui conta comunque rimanere estremamente lucidi? Cioè, parliamo di una lucida follia, magari il motocross viene visto ancora come un qualcosa di ancora più estremo rispetto alla moto da strada. Assolutamente, il cross sono due mondi completamente diversi, anche se vanno di pari passo perché sono su due ruote, però il cross devi essere, come hai detto tu, molto più pazzo rispetto alla velocità, lo devi avere. Io tipo mi sono anche allenato col cross, perché comunque come allenamento fisico il cross ti distrugge, quindi allenarti tanto col cross, dopo quando sali su una moto da velocità comunque senti il resoconto dell'allenamento fatto, quindi sì. Luca, invece ti chiedo, ritornando, facendo di nuovo un passo indietro agli anni del motomondiale, ti chiedo un ricordo, magari un aneddoto legato a qualche campione con cui hai magari anche duellato nelle curve del motomondiale, un ricordo di campionati, come dicevi tu, molto molto competitivi. Eravamo in pieno ciclo Valentino Rossi, quindi parliamo di, insomma, di anni molto molto competitivi, non che il motomondiale attuale non lo sia, però parliamo veramente di un'epoca d'oro per le moto italiane e mondiali. Guarda, questa è stata una bella domanda, ecco. Io ho avuto la fortuna nel 2006 di poter avere il massimo dell'espressione che ci sta dei piloti, perché in quell'anno c'era la bellezza, stava la buonanima di Marco Simoncelli, che io conoscevo benissimo, ci stava Jorge Lorenzo, che quell'anno, diciamo, è stato il pilota che ha avuto più a contatti, perché facevamo parte della stessa hospitality, una persona splendida e uno dei piloti, penso che uno dei più forti al mondo, soprattutto nel disegnare le traiettorie, perché è un po' famoso per quello, che lui quando guida disegna le traiettorie, come anche tanti altri piloti quell'anno, che c'era Alex De Angelis, Barberà, Guintoli, che negli anni poi è passato in Superbike, e tanti altri piloti. Così come anche nel 2007 e 2008 in Superbike ho avuto comunque l'onore di stare con Maxi Biaggi, Corser, Bayliss, Toseland e tanti altri piloti. Però diciamo che ho visto che la tua domanda era un po' specifica su chi pilota veramente apprezzato in quello che è la guida, e ti posso fare solo un nome che per me Jorge Lorenzo è uno dei piloti più forti che ho visto, ecco. Ecco, diciamo che anche dai discorsi che ha appena fatto Luca, si evince che nell'ultimo decennio c'è praticamente, a livello nel moto mondiale delle varie classi, c'è un duopolio Italia-Spagna. Sì. Ormai è difficile, io sono andato a vedere un po' l'Albo d'Oro, la MotoGP, e si chiama MotoGP dal 2002, e solo in 3 occasioni, 2 volte Stoner e una volta Aiden, hanno spezzato questo duopolio. Secondo voi, parto da Giuseppe, come mai queste due nazioni hanno ormai questa supremazia talmente netta
in uno sport che, ripeto, comunque che ha una diffusione mondiale come il motociclismo? Ma perché la Spagna in primis comunque il motociclismo viene visto veramente in maniera più aperta rispetto a tutte le altre nazioni, secondo me, perché ci sono tanti aiuti, ci sono tanti piloti che riescono ad aiutare anche... Comunque girano tanto e quindi riescono ad emergere molto di più rispetto agli altri. E comunque noi, anche noi italiani, piano piano stanno uscendo tanti talenti italiani che si stanno facendo largo pure nel mondo mondiale. Luca, ti giro la stessa domanda. Italia-Spagna, come mai queste due nazioni, che eccellono comunque anche in tanti altri sport, hanno un dominio così netto nel moto mondiale? Guarda, secondo me è un pochettino perché, diciamo, sono due nazioni che sono molto molto simili e siamo fatti da persone che credono in quello che facciamo. E anche perché, per esempio, proprio come Spagna, se andiamo a vedere anche su internet, ma andiamo a fare una ricerca, ci sono tantissimi, ma tantissimi impianti. Infatti forse anche la situazione per cercare di aprire un impianto in quelle zone lì è molto più semplice. Però diciamo che per me la maggior parte, ecco, del fattore è perché noi crediamo in qualcosa quando decidiamo di farlo, ecco. Sempre rimanendo in discorso moto mondiale, ragazzi, vi chiedo, quest'anno per quanto riguarda la MotoGP, si parlerà molto italiano la MotoGP di quest'anno, sì. Anche se io devo dire la verità, stamattina ho scoperto che almeno oggi non ci sarà Andrea Dovizioso ai nastri di partenza di questo campionato di MotoGP, che comunque è stato protagonista da tanti anni. Vi chiedo, secondo voi, quale sarà il pilota italiano rivelazione nella MotoGP e comunque magari un nome che possa emergere anche nelle altre categorie, Moto2 e Moto3? Allora, nella MotoGP, se parliamo di pilota italiano che potrebbe fare molto bene, secondo me è Franco Morbidelli, che l'anno scorso comunque è stato vice campione del mondo, è andato sempre in crescendo l'anno scorso gara dopo gara, e quindi quest'anno come pilota italiano lo vedo quello là più adatto per poter stare lì davanti. Mentre per quanto riguarda Moto2 e Moto3, qualche pilota, qualche giovane emergente? Moto2 c'è per me Marco Bezzecchi, è quello favorito, perché anche l'anno scorso si è avvicinato, è sempre stato in lotta per il titolo fino alle ultime gare, con proprio Bastianini e Marini che adesso hanno fatto il passaggio in MotoGP. Luca, secondo te, rivelazione in MotoGP e qualche altro nome italiano, anche magari straniero, che potrebbe emergere in questa stagione, che è prossima alla partenza, il 28 marzo si riparte dal Qatar? Sì, io veramente in questo caso vado molto con l'idea di Giuseppe. Io credo molto in Bastianini, che per me quest'anno potrà fare veramente bene, così come anche Bagnaia e Morbidelli. Cambio discorso, che ho visto che hai fatto la parentesi di Dovizioso sì, che dopo tutti gli anni di MotoGP che ha fatto, quest'anno ha deciso di fare, ecco, un anno di stare fermo, ma è passato nel motocross. Infatti si sta allenando dal mese di ottobre nel motocross e quest'anno farà, penso, il campionato italiano motocross, e in più farà anche un po' di campionati regionali e tutto. Quindi comunque, per restare in forma e tutto, sarà operativo sempre in moto. Ecco, magari tornando a quello di cui parlavamo qualche minuto fa, il motocross forse viene visto come un momento di sfogo per un motociclista che magari da tanti anni sta sotto la pressione dei risultati, comunque di gareggiare ad altissimi livelli con l'elite del moto mondiale del pianeta. Magari, ecco, il motocross viene visto forse come una valvola di sfogo per divertirsi, un po' per recuperare forse proprio il divertimento dello sport motoristico. Sì, sicuramente, anche perché il motocross, a differenza delle moto da strada, a volte può capitare anche di mettere in moto la moto e andare giù in un bosco, in un sentiero, e stare a contatto con la natura e sentirsi libero. Diciamo che è anche questo un poco che trasmette. Infatti non ti nego che anche tanti piloti di motocross, al di là degli allenamenti che sono veramente massacranti, perché rispetto, ecco, ora io li ho praticati tutti e due, pratico, ma ti posso garantire che come al motocross non c'è niente. Con le moto da strada, con un'attività base, si sta già al 100%, ma arrivare al 100% fisicamente nel motocross
sono veramente sacrifici che non si possono capire. Io personalmente ho un periodo che l'ho fatto anche, ma io mi allenavo anche due volte al giorno, ora attualmente cerco di farlo quelle tre volte alla settimana, ma la preparazione del motocross è veramente qualcosa di molto molto complesso. Ci avviamo alla chiusura di questo appuntamento di oggi con Camera Sport. Ricordo ancora la diretta domenica sulla nostra pagina Facebook, Irpinia Centro Medico Atena contro Cusco Senza dalle ore 17, grande partita in diretta di calcio a 5 femminile. Vi chiedo, Giuseppe, secondo te qual è stato comunque l'impatto del Covid sugli sport motoristici, moto in prima, anche magari Formula 1, credi che comunque verrà fuori un movimento diverso o che comunque si potrà tornare alla normalità in relativamente poco tempo? Io spero con tutto il cuore che torneremo alla normalità, comunque è stato un disagio per quanto riguarda un po' tutti gli sport, però soprattutto, come hai detto tu, Formula 1, MotoGP, comunque rimanere gli impianti senza tifosi, senza gente, che comunque è un business che è stato torto a questi mondi qua, è molto difficile. Nel nostro piccolo è stato anche un grande danno, perché comunque le piccole aziende che comunque ti riuscivano ad aiutare, adesso con questo Covid sono venute in meno, diciamo. Ecco Luca, ti chiedo, ci sarà un impatto soltanto economico dovuto al Covid sul motociclismo mondiale, nazionale, locale, o ci saranno anche dei risvolti magari psicologici, un po' di diminuzione di passione verso comunque uno sport che, sentendo anche voi, si nutre molto della passione genuina? Guarda, il Covid è stato purtroppo un brutto colpo per tutto il mondo, per tutti gli sport, diciamo. Sicuramente nel settore motociclistico è stato ancora molto molto più grave, perché abbiamo anche tanti, non vediamo l'impianto grande tipo, diciamo, Misano, tipo Mugello, perché diciamo hanno un contratto di gente molto solido, ma in questi impianti, diciamo, che sono anche in Campania, che sono stati chiusi, è stato veramente 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 complicato, perché comunque la pista ha dei costi di gestione che sono abbastanza costosi, e quindi io spero che si ritornerà alla normalità quanto prima, e almeno anche gli impianti possono, ecco, tornare un pochettino a respirare, anche perché da parte, diciamo, del governo e di tutti questi soldi che sono stati stanziati per quanto riguarda i circuiti, le associazioni, sono stati quasi nulli, diciamo, ecco, veramente degli aiuti minimi, che è troppo tempo che sta tutto bloccato, ecco. Allora ragazzi, in chiusura intanto vi ringrazio per aver partecipato a questo appuntamento di Camera Sport. Chiaramente cercheremo di parlare il più possibile di moto, di motori, nelle prossime settimane. A proposito di questo, vi chiedo quindi degli appuntamenti, Giuseppe, per quanto ti riguarda, il tuo campionato, quanto comincia? Inizia il primo appuntamento 17 e 18 ad aprile al Mugello. Quindi campionato italiano Supersport, abbiamo Super detto, Sport, tu gareggerai con la Kawasaki, sì. 8 prove? Saranno 6 gare, saranno 6 appuntamenti, 12 gare. C'è possibilità di seguire le gare? Certo, però ci saranno le dirette su Facebook del campionato italiano velocità, oppure i streaming su SportTube. Ok, perfetto, quindi appuntamento dalla metà di aprile praticamente, seguiremo chiaramente le gare di Giuseppe. Luca, invece, per quanto ti riguarda, appuntamenti agonistici che ci puoi dire? Sì, a noi veramente i campionati sono già iniziati, sia gli internazionali d'Italia su sabbia, che è quello lì, diciamo, il campionato che mi sto concentrando di più, che è la massima espressione del motocross su sabbia, che sono piste che vengono costruite per i weekend di gara e poi vengono tolte, si corre veramente sulle spiagge proprio. L'anno scorso veramente ho chiuso al secondo posto e quest'anno ora abbiamo fatto la prima gara a Rosolina a Mare, che abbiamo avuto un pochettino di problemi con la moto, perché anche sempre durante questo Covid non è arrivata la moto nuova, e abbiamo chiuso in settima posizione. Ora avremo la seconda gara, che si svolgerà a Roma fra due domeniche, e anche lì è possibile seguirle su FX Action o altrimenti su Canale 8. Fanno vedere anche le gare del regionale, anzi la prima del regionale già l'abbiamo fatta da Cerra due domeniche fa,
e hanno fatto vedere la diretta su Canale 8, quindi per gli appassionati di motocross possono guardarla lì, che ho chiuso in terza posizione. Benissimo, allora appuntamenti da segnare rosso, poi magari nei commenti a questa puntata ricorderemo dove vedere le gare, come seguire i calendari e quant'altro. Ragazzi, vi ringrazio tanto, grazie, ringrazio Giuseppe, ringrazio Luca, speriamo di poterci ringrazio vedere tutti, è stato... tutti di persona quanto prima, senza le costrizioni del Covid. Speriamo, Luca, chiaramente noi facciamo come Striscia Notizia, ci facciamo un nodo a fazzoletto per quanto riguarda la tua questione, cercheremo di sensibilizzare, dare più visibilità possibile a questa situazione per far sì che si possano aprire questi impianti, che la maggior parte delle persone possano praticare uno sport bellissimo come il motociclismo, motocross e quant'altro. Ti ringrazio di cuore. Grazie Luca, grazie Giuseppe, grazie a voi. Ringrazio Antonio Pannese in regia, ringrazio le nostre Eulalia e Dolores per la locandina e vi ricordo ancora domenica ore 17 la partita dell'Irpinia Centro Medi Catena sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Vi auguro un buon fine settimana, un saluto come sempre da Antonio Guarini e come sempre Forza Ariano.